Dall'11 dicembre scorso sono già stati annunciati tre film candidati al premio del pubblico Lux Audience Awards 2022. Si tratta della seconda edizione di un premio cinematografico europeo creato e lanciato nel settembre 2020 dal Parlamento europeo e dallo European Film Academy in collaborazione con la Commissione europea e il circuito Europa Cinemas. I tre film nominati sono Flea, Great Freedom e Quo Vadis Aida. Saranno sottotitolati in tutte le 24 lingue dell'Unione Europea e saranno proiettati da metà marzo a metà maggio in tutti i paesi europei. Nel frattempo i tre film nominati saranno accessibili online su www.luxaward.eu. I film potranno essere visti online attraverso molte piattaforme. La pellicola vincitrice sarà decisa dai voti del pubblico e dei membri del Parlamento Europeo. Il primo film selezionato è Flea di Jonas Poer Rasmussen, un documentario d'animazione che ha già vinto molti premi. La storia di Amin che racconta il suo viaggio di bambino afghano rifugiato arrivato da solo in Danimarca. Quo Vadis Aida, della regista bosniaca Jasmi Lazbanic, ha vinto recentemente tre premi cinematografici europei. Aida è una traduttrice per le forze di pace a Srebrenica durante l'estate del 1995. Una tragedia sta per arrivare, ma cosa può fare per fermarla? The Great Freedom di Sebastian Meise è il terzo candidato, premio alla giuria Un Certain Regard a Cannes l'anno scorso. Il film racconta la storia di Hans, un uomo nella Germania del secondo dopoguerra che viene incarcerato a causa della sua omosessualità e inizia una relazione con il suo compagno di cella Victor, condannato per omicidio. Dopo il periodo di Watch and Vote fino al 25 maggio, il vincitore del premio sarà annunciato in una cerimonia al Parlamento Europeo il prossimo 8 giugno.